Perché martedì 21 marzo è la giornata mondiale della sindrome di Down e la nostra Roberta Cannate è andata proprio a Livorno ad assistere a delle prove di alcuni attori straordinari con sindrome di Down. Sono fra i protagonisti dello spettacolo di Paolo Ruffini, Up and Down. Scopriamoli insieme. Siamo disabili se ci neghiamo la felicità. Basaglia diceva che visti da vicino nessuno di noi è normale. Dal Teatro Goldoni di Livorno le prove di Up and Down, lo spettacolo di Paolo Ruffini con una compagnia teatrale molto up. Federico, ti piace fare l'attore? Sì, significa gioia, emozione e vedere tutto il pubblico. Andrea, il teatro cos'è? È bellissimo. Marco, cosa vuol dire fare l'attore? Fare l'attore praticamente vuol dire arrampicarsi, superare il pericolo. E tu sei? Ossessivo compulsivo. Il progetto nasce dalla voglia di contaminare mondi diversi che si incontrano, il mondo degli studenti, il mondo dei giovani della città, il mondo dei disabili, unire tutti insieme in una sorta di caciucca antropologica. E con Paolo è nato il progetto di Up and Down, che è un progetto che è esploso in tutta Italia. Gli attori down hanno un vantaggio teatrale. Sì, perché esaltano l'anomalia che è quello che uno cerca. Erika, tu non sbagli mai. Zero. Il 18 aprile al Teatro San Babila. Vi aspetto a Milano. Giacomo, tu sei down? No. E perché? Sono guarito. La nostra vita è fatta di up and down e abbiamo una grande opportunità, quella di tenerci stretti, unici, belli, meravigliosi, straordinari, così come siamo. Tutti stretti, dentro un grande abbraccio.